Rosa Perrotta parte per l'Isola dei Famosi, la reazione di Pietro commuove. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, lei all'Isola dei Famosi, lui le dedica parole d'amore. Che Rosa Perrotta sia una concorrente della prossima edizione dell'Isola dei Famosi è ormai cosa nota a tutti. La presenza dell'extronista di Uomini e Donne è infatti stata confermata ed ufficializzata da Gabriele Parpiglia attraverso i social. La giovanissima ragazza sembrava dovesse entrare nella casa del grande fratello VIP, ma alla fine non è andata così. Come disse però il noto giornalista di Chi, la donna è comunque riuscita ad avere altre opportunità per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. La fidanzata di Pietro Tartaglione è ormai vicinissima alla partenza per l'Honduras. Ma come l'ha presa il suo uomo, con cui è andata a convivere da ormai alcuni mesi? Isola dei Famosi, Rosa Perrotta, le parole di Pietro Tartaglione sorprendono. E mentre Rosa si prepara ad affrontare un'esperienza unica come lo è l'Isola dei Famosi, Pietro sembra approvare a pieno la scelta della sua fidanzata. I due sono super innamorati e i loro fan non possono far altro che seguire la loro quotidianità e adorarli. A pochi giorni dalla partenza che li vedrà lontani per un bel po' di tempo, Tartaglione ha rivelato attraverso i social cosa pensa della Perrotta e di ciò che si sta apprestando a vivere. A quanto pare, la coppia non ha assolutamente paura dell'allontananza, il loro amore è troppo forte per pensare di lasciarsi a causa di un reality show. Pietro Tartaglione sorprende Rosa Perrotta prima dell'Isola dei Famosi. Il dolce Pietro sui social scrive, io ti aspetto perché per me altri occhi, altre mani, altre voci, non hanno senso. Ti aspetto perché preferisco comunque la tua assenza a qualunque altra presenza. In bocca al lupo amore mio, spacca tutto. Insomma, Tartaglione è orgoglioso della sua donna e non vede l'ora di vederla sbarcare sull'isola. Senza dubbio sentiranno molto la mancanza l'uno dell'altra, ma sicuramente riusciranno comunque a restare fedeli al loro amore e soprattutto alle loro promesse.